Facciamo adesso la conoscenza del nuovo HTC 11. Il cellulare di punta di casa HTC. Produttore di Taiwan che ormai è sotto il diretto controllo di Google, che l'ha da poco acquisita per i suoi brevetti. Il nuovo HTC 11 dispone di un display maggiorato di 5.5 pollici che può vantare una risoluzione pari a 2560x1440 pixel. Per il trasferimento dati dispone del collaudatissimo modulo LTE 4 grammi che abbina efficienza a navigazione internet di prima qualità. La fotocamera centrale è al top della gamma con 12 megapixel. La sua risoluzione è di 4038x3036 e la risoluzione video è addirittura di 3840x2160 al vertice della categoria. Queste le caratteristiche tecniche principali. Rispetto al precedente modello non cambia la quantità di memoria, non cambia rispetto al precedente modello. Lo spessore è di 8,8 mm. Il peso non dichiarato non dovrebbe comunque superare gennaio 18,0 grammi. Punto di forza del nuovo HTC 11 è sicuramente lo speaker stereo in passato criticato. Dispone di ben 4 microfoni e una registrazione audio in 3500. Discreto lo stabilizzatore video per realizzare video di alta qualità. Ottimo lo zoom e in questa nuova versione la casa ha introdotto anche lo zoom 5x. Il software di questo cellulare è il noto Android 7.11 decisamente collaudato e dotato di tutte le ultimissime patch di sicurezza. Dispone della lettura delle impronte digitali per l'autenticazione. Buona anche la batteria di 300 mAh. Con un utilizzo medio si supera tranquillamente la giornata. Il prezzo consigliato è di 749 euro, ossia lo stesso del precedente modello HTC 10. Unica pecca la mancanza di un jack audio. Scheda tecnica HTC 11. Sistema operativo Android 7.11 Nougat. Peso 169 grammi. Rete quad band con SIM card nano. Processore quad core 2.45 GHz chipset Snapdragon 835, 64 bit. RAM 4 GB espandibile fino a 256 con memoria esterna. Display 5,5 pollici risoluzione 1440x2560 pixel. Touchscreen capacitivo. Multitac. Fotocamera 12 megapixel con risoluzione 4038x3036 pixel. Video 4K, Full HD. Connettività Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, AGPS. Trasferimento dati GPRS, LTE, UMTS, EDGE. Sensori accelerometro, impronta digitale, giroscopio, bussola. Batteria litio con 300 mAh. Commercializzazione aprile 2017.